Perché il Partito Democratico con le primarie ha eletto un nuovo segretario nazionale che è Nicola Zingaretti, che ha vinto nettamente la partita rispetto agli altri due candidati che erano Maurizio Martina e Roberto Giacchetti. E questo ci darà sicuramente nuovo impulso per rimettere in campo un'azione politica forte contro questo governo giallo-verde che ci vede decisamente insoddisfatti e preoccupati su come sta gestendo le questioni politiche nazionali. Devo dire che in tutta Italia la partecipazione è stata ottima, abbiamo raggiunto 1.800.000 votanti, in particolar modo anche su Fano siamo molto soddisfatti per la partecipazione perché sfioriamo i 2.000 votanti del nostro comune, quindi un dato anche superiore rispetto a due anni fa al precedente congresso, e questo ci dà una buona spinta di fiducia per le prossime elezioni amministrative ed europee che saranno nel mese di maggio. E a livello fanese voglio ricordare insomma l'elezione all'Assemblea Nazionale di Renato Claudio Minardi, che era candidato con la mozione Martina, e abbiamo sfiorato il secondo eletto, che doveva essere Francesco Torriani per la mozione Zingaretti, ma che per pochissimi voti insomma non è riuscito a passare. Ad ogni modo, insomma, ecco, anche tutti i militanti, insomma, e gli attivisti si sono dati da fare veramente tanto per coinvolgere quante più persone alla partecipazione. E devo dire che abbiamo così parlato e rivisto anche persone che si erano un po' allontanati in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni nel partito. Quindi, insomma, questo è un motivo di soddisfazione, di orgoglio, e vogliamo continuare, insomma, su questa strada anche per i prossimi appuntamenti elettorali.